Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Questa puntata è dedicata a tutte le donne, alle telespettatrici TV Rete Italia 7 Gold e soprattutto alle grandi donne che hanno fatto grande e fanno grande anche la nostra regione. C'è stato un momento veramente interessante che vogliamo condividere con tutti voi. Ecco l'unico titolo di questo nostro appuntamento. La festa della donna in Consiglio regionale del Palazzo del Pegaso, sono state premiate 8 storie di donne, un riconoscimento speciale anche alle donne italiane. Ebbene sì, gentili amici, un momento di premiazione, un premio a 8 storie di donne spesso lontane dai riflettori che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco di queste anche un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà. Per l'occasione erano rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha celebrato la festa della donna. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. Per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. A fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà, e tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia, ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università, di chi si occupa del mondo di impresa. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane. Ecco, la Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno, non solo l'8 marzo. E dobbiamo insieme fare squadra, chi è nelle istituzioni, per dare messaggi importanti come quello di oggi. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna, ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta e che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni, ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale, sappiamo, non c'è. Per dire alcuni titoli sui quali
quali abbiamo la necessità che l'8 marzo non sia una data sul calendario, ma sia un impegno profondo per tutte le donne, perché sappiamo che una donna che può lavorare, che può sviluppare la propria dimensione personale, è una donna che conferisce alla propria famiglia, alla società tutta, un di più di ricchezza, di contributo, di approccio positivo ai problemi, e io credo che se le donne fossero ai posti di comando la nostra società sarebbe sicuramente migliore di quanto non sia oggi. A parlare della festa della donna si rischia a volte di dire cose banali. Io, festeggiando la donna oggi nel 2023, voglio ricordare due donne. Una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno, perché è mancata, aveva insomma vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile. Nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata, quando le sue coetanee passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna, è andata a giro per il mondo a vincere gare di sci. Quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale, a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. Pensiamo alle donne iraniane in particolare, che quest'oggi verranno premiate, e anche alle donne afghane, perché ci dobbiamo ricordare che ancora di diritti ne dobbiamo conquistare, ma quelli conquistati devono essere continuamente tenuti con le unghie e con i denti. Lo abbiamo visto, appunto, quello che succede in Iran continuamente contro le donne è veramente una violenza continua. Ma loro ci hanno insegnato, il gruppo di ragazze che andremo a premiare o semplicemente a ringraziare, ci ha insegnato di non arrenderci mai, ci ha insegnato che di fronte ai soprusi dobbiamo sempre combattere. Loro stanno combattendo da lontano, da un altro paese, non dal loro paese, ma stanno facendo di tutto, di continuo, tutti i giorni, per aiutare le loro amiche, le loro sorelle che sono rimaste in Iran. Noi dobbiamo fare lo stesso, tutti i giorni nel nostro posto di lavoro, in società e in famiglia, fare in modo di non vederci calpestati i nostri diritti. Loro per noi sono un grande insegnamento e speriamo veramente, con le azioni che abbiamo messo in campo, di poterle aiutare. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente, perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano, ecco, profondamente, di sofferenza, però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni, e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Quindi credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica, per il nostro paese e per noi tutti, perché insomma ci porta a riflettere, ecco, su dove siamo, ma anche su quello che possiamo fare. E i racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti, e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno, di una crescita proprio della nostra società. E allora ascoltiamo proprio queste 8 storie di donne premiate in Palazzo del Pegaso. L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. Io ho fatto una carriera internazionale,
però per me le radici, la famiglia, anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali. E vi spiego anche perché. Per due fondamentali ragioni. La prima perché io ho avuto la fortuna, essendo toscana, di poter partecipare e essere accettata in molte istituzioni d'eccellenza qui in Toscana, e qui parto dalle avanguardistiche scuole materne degli anni 70 qui in Toscana fino all'Università di Pisa e, nel mio caso, alla Scuola Normale di Pisa. E questo mi ha dato le competenze sia personali che scientifiche poi per fare la carriera che ho intrapreso. E quindi per me sarebbe importante anche mandare un messaggio alle istituzioni toscane affinché si prendessero cura e promuovessero queste entità di eccellenza toscane, che però sono uniche nel mondo. E la seconda ragione per cui sono molto fiera di essere toscana è che io ho vissuto questa sagacità, questo spirito frizzante e anche un po' irriverente toscano, questa ironia, questa autoironia, che mi ha dato molta forza in tutte le difficoltà che ho incontrato, perché fare una carriera in matematica internazionale non è una passeggiata. E spesso, di fronte alle difficoltà, mi sono fatta forza dicendo: oh, ma io sono toscana, a me non me la fa nessuno, oppure sei bellino, ti ripiglio. E questo mi ha aiutato moltissimo. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo della nostra, del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80%. Nelle vendite, dove, anche se è piccolina la percentuale di maggioranza, siamo al 51%. E questo fa sì che nel vino si possa arrivare a risultati ancora migliori, no? Nel passato si pensava al vino italiano come il vino di basso prezzo, come vino che veniva venduto anche in cisterne. Pensate che nel 2022 il valore del vino premium, parlo di vino fermo italiano, è arrivato a superare il valore del vino di più basso livello. Ecco, sicuramente il ruolo delle donne in questi settori di cui ho parlato prima è stato importantissimo per arrivare a questi obiettivi. E io mi sento onorata di poter essere all'interno di un settore che ha potuto cambiare la situazione. Noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe, perché la nostra professione spesso, diciamo, non viene riconosciuta, nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo, e quindi oggi abbiamo l'occasione, essendo qui, di essere, diciamo, portavoci di tutta la nostra categoria. Mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere, ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio, e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro, che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Martina è molto contenta di questo premio, perché lei rappresenta, no, questa con grande onore il sesso femminile. Il tennis è uno sport molto competitivo, per le donne è uno sport molto solitario, è uno sport che porta a galla tutte le debolezze, che porta a galla tutte le paure e quant'altro, e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno e affrontare tutto quello che sono i propri limiti, i propri fantasmi, e poi gioire poi per quello che si è riuscito a fare. Martina ha stupito tutti l'anno scorso a Parigi, raggiungendo la semifinale a Roland Garros, e però noi del suo team siamo convinti che sia stato un assaggio,
Quindi Martina sta crescendo, continua a crescere, ha ampliato il suo organico dello staff, sta lavorando sempre più duro, è rimasta umile, è rimasta lottatrice, lavoratrice, affamata. Quindi siamo sicuri che continuerà la sua crescita e che ci darà delle soddisfazioni ancora più grandi di quelle che abbiamo avuto fino ad oggi. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. Qualche tempo fa, quando piove molto forte, la clinica, le cantine si allagano e per puro caso mi sono trovata a salvare dal macero i registri della clinica psichiatrica dalla sua fondazione. Il 1906 è stata un'emozione, ho anche scritto un libro sull'argomento, proprio vedere com'è nata e vedere quanti cervelli sono stati necessari per costruire questo tempio di sapere, dove ancora io ho pazienti che vengono anche dall'Europa e non è merito mio, io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa quando sono diventata direttore che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. E così abbiamo voluto dedicare la nostra puntata alle donne, a queste 8 storie delle donne. E vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti, per gli approfondimenti, c'è sempre il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.